Ragazzi, prima di iniziare, innanzitutto voglio assolutamente scusarmi per la qualità della cam, perché solita roba di tanti altri video. Purtroppo in questo video laggerà, non so perché, alcuni video sì, alcuni no. Parecchi video di Grand Cross in questo pure, di solito un dock non l'ha mai fatto, ma oggi a quanto pare sì. Ragazzuoli, per questo video, visto che è un altro ritorno e spero davvero che vi faccia piacere, voglio davvero un supporto esagerato, perché più like lasciate, più mi dimostrate che volete Dokkan sul canale. Quindi mi raccomando ragazzi, davvero un botto di like. Non vi chiedo nessuna cifra, però voglio assolutamente il massimo supporto. Sarebbe già tantissimo se superiamo per dire 500 like. Ragazzuoli, detto questo, buona visione! E let's go boys, e tutti ragazzi, bentornati oggi su Dokkan Battle Jap. Belli punti e prontelli per da quanto tempo è che lo uscivo sul Jap, ragazzi, per andare a pullare sul nuovissimo dual. Ora premetto una cosa: visto che questo è il primo dual, primo pull essenzialmente da un po' di tempo, ho fatto solamente una shoppatina leggera, in quanto faremo solamente un giro in uno dei due banner. Ora premettiamo questo di andare a pullare. Se questo video dimostrerà veramente, se voi mi dimostrerete veramente che volete Dokkan sul canale lasciando uno sfottio di like, io ragazzi tornerò a fare un altro pull sull'altro banner. Infatti che oggi non pulleremo, perché pulleremo solo su uno dei banner, e penso di andare su Gotenks ragazzi oggi, perché Gotenks diciamo nel suo banner mancano più personaggi rispetto a quello di Majin Buu, che purtroppo ce l'ho tutti per là. Quindi essenzialmente preferisco andare sul banner di Gotenks, che andiamo subitissimo a vedere, che mi manca per dire piccolo, che forse è l'unico PG che mi manca all'interno del banner, invece di andare in questo di qua, che effettivamente li ho veramente tutti. Cioè Lui ce l'ho, li ho tutti. Invece di qua possiamo comunque, ovviamente i PG principali non ve lo sto neanche a dire che non ce li ho, però Goku ce l'ho, Piccolo non ce l'ho, ed è questo il punto anche per cui pull su questo banner. Trunks ovviamente ce l'abbiamo tutti. Quindi essenzialmente oggi andremo su Gotenks. Premetto una cosa: mi state facendo questa domanda da uno sfottio di tempo: Leo, perché non porti più Dokkan? Leo, perché hai smesso di giocare a Dokkan? Io ragazzi, uno, non ho smesso. Due, non ho smesso di portarci video. Tre, Dokkan è qua. Nel senso, davvero ragazzuoli, non è che se porto per un periodo un gioco vuol dire che non gioco più all'altro, non tornerà più l'altro. Semplicemente è un periodo che l'altro gioco, in questo caso Grand Cross, mi prende di più, mi piace di più, e semplicemente sul canale, essendo, diciamo che porto contenuti per quelli che mi piacciono, porto più quel gioco là. Ma non è che se non porto Dokkan smetto di portare Dokkan. Cioè, non pensate a questo. Lo so che comunque ho saltato tante cose, non ho portato tante celebrazioni, Bardock e tante cose, però è stato semplicemente un periodo di: ehi, mi piace di più in questo momento Grand Cross, se voglio shoppare, perché devo shoppare su Dokkan quando posso shoppare su Grand Cross? Cioè, un attimino in questo modo, perché lo sapete, per un account di game su Dokkan, se non shoppi non pulli. Quindi un attimino una cosa di questo tipo. Quindi essenzialmente tranquilli, se questo video di base già supererà un botto di like, cioè non vi chiedo nemmeno i like ragazzi, lasciateli voi. Più like ci saranno, più io capirò che voi volete veramente Dokkan sul canale. Quindi dipende tutto da voi. Da te che mi stai guardando, vuoi Dokkan sul canale? Vuoi che torni Dokkan come prima? Lascia like, fai lasciare like nei commenti. Tutti, più like ci sono più io lo capirò, davvero. Comunque ragazzi, tornando a noi, andiamo subitissimo a vedere il banner di oggi. Piccolo consiglio su quanto pullarci e non pullarci. Gotenks è un ottimo personaggio, mi piace. So che comunque per quanto mi riguarda mi piace di più Majin Buu, però siccome sapete i miei gusti del Team Fusion, dei vari team, lui ricade di più sui miei gusti, ragazzi, non ce ne posso fare niente. Comunque continuiamo poi con Goku, ottimo personaggio, Piccolo ovviamente solamente perché mi manca, essenzialmente Trunks, ottimo personaggio, Gogeta, ottimo personaggio, poi il resto ovviamente sono i classici personaggi riempibaccia e del caso. Questo banner qua secondo me è nettamente inferiore. Comunque continuiamo con Majin Buu, ottimo personaggio, ovviamente Vegeta anche lui non gli si può dire niente, Super Buu lasciamo totalmente perdere, fa schifo. Ma Zamasu GL ovviamente ottimo personaggio, non ve lo sto neanche a dire, Broly lo stesso, Metapure lo stesso, e poi ovviamente andiamo con i soliti personaggi. Ecco, a differenza dell'altro banner qua, troviamo il Neo God Reader e Metapure, mentre di là troviamo il Neo God Reader e
Poi troviamo il God Leader, che no, no, il God Leader e il Neo God Leader, cioè sono un attimino, praticamente hanno messo Gothenks qua che è il vecchissimo God Leader e come controparte di là ci hanno messo Metacooler, cioè è un po' una cosa un po' sbilanciata. Come banner alla fine davvero di personaggi utili, il banner di Majin Buu, mi rettifico da quello che ho detto prima, è un attimino superiore, è davvero di personaggi, di quantità di personaggi buoni. Secondo me però il banner super rimane sempre il banner super, ragazzi, non ci si può veramente fare niente. Comunque ragazzi, allora partiamo con un po' di singolette, poi andiamo a fare le 4 multisummon. Speriamo bene ragazzi, dai, speriamo bene. Voglio Gothenks, oh Vegeta la prima singola, stan video, oh my god, number one. Perché ha visto quello? Comunque ragazzuoli, ovviamente voglio sapere la vostra nei commenti, se avete pulato, quanto avete pulato, cosa avete pulato, mi raccomando, ditemelo nei commenti ragazzi. Barter, prima singola, che singola ragazzi, lo sapete sempre, è stato che le skippiamo. Ovviamente dai, sono abituato a un grand cross ultimamente che costa tre le singole, quindi devo stare attento ragazzi a pulare, a fare le singole, perché sennò... bello schifo, bene, mi piace proprio, tra l'altro... Visto che ho un po' di tempo che non pullo shoppando, mi piacerebbe vedere una Zen Animation. Mi mancano le Zen Animation, ragazzi, perché significherebbe che mi esce Gothenks subito e potrebbe essere uno dei miei motivi Gothenks che mi fa tornare a pullare. Tra i due Gothenks, secondo me, si fa più danni, però è peggiore tra i due. Majin Buu, ragazzi, veramente l'ho visto bello tosto, ragazzi. Prima multi di giornata, speriamo bene, ragazzi, vediamo un po' l'animazione. Cosa c'è? C'è Vegeta. Con questa combinazione di personaggi potrebbe fondersi. Release Rainbow Super Saiyan non si fonderà mai. Release Rainbow, col cazzo che te fondi. Super Saiyan 2, vediamo un po', dai, Super Saiyan 2. Cioè, ragazzi, non va bene. Non commentiamo. Yajirobe, dai, non commentiamo. Ah, te pareva. Ma non era il banner super questo, scusatemi. Non era il banner super questo? Perché mi esce Kid Buu? Accidenti, vabbè, no. Ragazzi, non commentiamo, vi prego, non commentiamo. Voglio sapere la vostra, se avete bullato, shaftato. Ditemi nei commenti, perché qua, non lo so. Tanto io torno su Dokkan per shaftare, funzionano sì. Ma che domande ti fai, Leo? Ti vuoi venire su Dokkan per sculare, ma quando mai? Sarà da culere sediere che non scuro. Da non so quando. Va bene, Nail, dai. Mamma mia. Livello sculato, ragazzi. Oh, Ciampa Fisio! Non lo volevate Ciampa Fisio? Io no. Non lo volevate Ciampa Fisio? Mamma mia, Ciampa Fisio, ragazzi. Ciampa Fisio. Guarda, utilizzo sempre la mia stessa, diciamo, mentalità per gli SSR, cioè che li locco tutti. Ma tanto perché non li vendo gli SSR. Sapete che non li vendo mai, vendo sempre gli SSR, tutte le varie cose. Quindi guardiamo un attimino. Prossima multisummon, ragazzi, guardiamo. Ok, ho guardato, ma non c'è nessuno. Mi fa piacere. Fa piacere. Porco due, va più. Questo è Dokkan che mi dice. Pulli? Non pullare. Proprio. È Dokkan. Basta. È Dokkan. Io su questo Dokkan non scuro non so da quando, davvero. Non sto scherzando. Ma vedo che ancora questa fascia di scuro. Di shaft c'è ancora. Magari questa fascia di scuro, magari. Poi magari l'ultima multi, quella free. Ovviamente il nuovo Gothenks e lì dico ok, è Stonks, invece no, quando non sarà mai Stonks. Ok, Jace, come cavolo si chiama, come cavolo lo volete chiamare? Cici, dai Cici, dammi, dottor Gero, dammi fortuna, portami fortuna. Ma c'ho anche le divinità Cizie, ti prego, c'ho anche le divinità Cizie, portatemi fortuna. So che voi mi volete bene, ragazzi, portatemi fortuna, ti prego. Ciao Yamcha, come stai? Chi sarà il GSSR? Sei una merda. Oh, vedete? Siamo nel banner super e mi escono solo extreme. Cioè, nel senso, è destino. Quando te pulli, dici, ma voglio sculare o shaftare? No, io voglio shaftare. Ma chi sia mai che uno scula? No, ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Tra l'altro, ragazzi, ultima multi dopo le stone. Tra l'altro ragazzi, oggi all'1:30. Oh, My Trunks! Fermi. C'è My Trunks, fermi! Con calma. Oggi all'1:30 è uscito un video veramente importante su Grand Cross qua, ovviamente sul canale. Lo ritrovate come primissimo video qua sopra nelle schede. Mi raccomando, recuperatelo. E lì si è lo Super Saiyan, dai! C'è My Trunks, dammi Gothenks. Gothenks, oh! Calma mia prolungata. Dammi Gothenks.
Voglio Gothenks. Gothenks è bellissimo, ragazzi. Sapete che ho un debole per le fusioni, anche se Gothenks in particolare mi sta più sul cane di tutti. Però è fusion, quindi io per le fusion ho un debole. Ho piccolo Gothenks, sono quelli che mi mancano. Quindi ti prego, poi portami fortuna. Che le divinità egizie mi portino fortuna con il ritorno su Dokkan. Che le divinità egizie mi portino fortuna. Recom, dai, Recom, dai. No, quello sbagliato. Quello sbagliato, no. No, non è finita la multi. Non è finita la multi. C'era camera prolungata e My Trunks. Non è finita la multi, ragazzi. Non me ne tiro un ca. Non è finita la. Non li locco nemmeno perché vanno dritti ai barbershop quelli. Ultima multi, vediamo un po'. Oh, Vegeta e Tien. Vegeta e Tien. Bella, bella. Lesiel Super Saiyan. A voglia, ciao Cori. Ragazzi, è stato uno di quei piaceri enormi. Avere shaftato ancora una volta su Dokkan, io ovviamente non ve lo sto neanche a dire. Più like lasciate in questo video e è partita Alexa. E ovviamente tornerà anche, arriverà anche la seconda parte su Majin Buu, ragazzi. Speriamo che almeno la si scuri un pochettino di più, perché non è che voglio tanto. È un quel pochettino in più che tu dici ok, ok, quel pochettino in più, quel pochettino in più. Mi chiedo un cazzo, mi chiedo un pochettino in più, davvero. Comunque, questo è proprio shaft, c'è proprio lo schifo sto banner. Lo schifo questo banner. E i divinità egizi sono. Hanno perso tutto il loro smalto. Hanno perso il loro smalto. Oh, quando avete finito? Cos'è? 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 Vabbè, ragazzi, non ve lo sto neanche a dire. È andato proprio di merda. Cioè, uno pulla per sperare di trovare almeno uno dei personaggi di rank. Invece no, l'unico personaggio banner è stato Gothenks Super Saiyan 3. Cioè, poi, cioè, lasciamo perdere, ragazzi. Più like lasciate, è un video delusione, è un video delusione. Fatemi massimo supporto, almeno voi, più like, video pull ancora su Majin Buu, sperando che qua ci vada meglio, perché sennò davvero un po' sfiga. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto, campanellina sempre accesa per perdere nessun altro video. Iscrivetevi al sud al centro, ricordate i video a destra e a sinistra, tutti i video precedenti a questo posso prendere scade in primis, quello di oggi, delle 13.30, mi raccomando, non perdetevelo, recuperatelo, mi raccomando, è veramente importante. E let's go, boys! E ciao a tutti, assuoli!